le nozze con il nostro Signore Gesù Cristo si compiono nell'intimità. Ebbene, oggi la parola, il Vangelo, ci introduce nell'intimità più profonda di Gesù Cristo. Anche nelle nostre culture si dice: che hai mai mangiato il piatto con me? Che hai mai mangiato mai lo stesso mio piatto? Per dire, ma che siamo così intimi? In verità io vi dico, uno mi tradirà. Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Che notizia sconvolgente, fratelli. Tu ed io siamo attirati, accolti, nell'intimità più profonda, cioè proprio nella familiarità con Cristo. E Cristo sapeva benissimo chi era che lo tradiva. Cioè tu ed io abbiamo tradito a Cristo, dentro la sua intimità. Cioè lui non ha fatto nulla, anzi, ci ha accolto, ha desiderato ardentemente mangiare la Pasqua con noi. Quando ha detto questo, lo ha detto per tutti e 12, non è che ha detto no, tu Giuda vattene, perché tu mi tradirai. No, anzi, se lo è portato dentro, anzi, si suppone che avesse in quel momento, nella cena, avesse un'intimità così profonda con Gesù Cristo. E non appariva nulla, perché gli altri non capiscono che è lui, come te e come me. Cioè Cristo è come se si gettasse sul nostro tradimento. Cristo ha attirato il nostro tradimento. Cristo ha desiderato te, traditore. Cristo ha desiderato, in un certo senso, che tu lo tradissi. Il punto fondamentale è che tu ed io a Cristo possiamo dare solo il tradimento. Perché il primo tradimento è il peccato originale. Perché molto, moltissimo di noi nasce da un tradimento. È il tradimento della nostra vocazione, la vocazione di figli, a immagine e somiglianza di Dio. Molto di noi, le nostre parole, le nostre atteggiamenti, i nostri pensieri, i nostri gesti, sono manifestazioni di un tradimento profondo. E tradire cosa vuol dire? Consegnare. E consegnare cosa vuol dire? Consegnare Cristo alla morte. Consegnarlo per pochi denari. Ma quanto mi vuoi dare perché io ve lo consegni? C'è lì una trama di male, di peccato, che lega il denaro, il potere, il successo, ma anche probabilmente l'inganno che, facendo così, consegnando Cristo, Cristo si sarebbe poi manifestato e avrebbe lasciato esplodere il suo potere contro Roma, contro l'oppressione, eccetera. Questa è un'ipotesi, ma al di là di tutto, anche questo è un sentimento di giustizia, è usare Cristo per la propria giustizia, quindi questo è un tradire Cristo, e lo abbiamo fatto migliaia di volte. Il punto è che Cristo si getta come un amato sull'amata, sul tuo tradimento. Cristo ha fame del tuo tradimento. Il Padre, nel suo disegno imperscrutabile, misterioso, ha pensato da sempre che per salvare te, per salvare me, per salvare ogni uomo, doveva consegnare il suo figlio al tradimento di ogni uomo. Non c'era altra via di uscita, non c'era altra possibilità. Per salvarti, per strapparti dall'inganno che ti induce a tradire, che ti ha indotto a tradire Cristo, che ti ha indotto a tradire tuo padre, qualcuno, Dio stesso, nel suo figlio, doveva entrare in quell'abisso di morte, in quel sepolcro oscuro che è il nostro tradimento, che è la nostra vita tradita, perché noi tradiamo noi stessi. Tradendo Cristo tradiamo noi stessi, tradendo Dio tradiamo la nostra natura, la nostra realizzazione, siamo dei frustrati, dei peccatori, cioè dei falliti. Ebbene, Gesù si consegna lì, questo è l'amore. Quale marito o quale moglie decide di sposarsi gettandosi sul tradimento del suo marito, del suo futuro marito, della sua futura moglie? Chi ama così? Chi ama prendendo nell'intimità chi lo tradisce? Gesù riconosce il momento propizio per salvarsi, riconosce il momento propizio per essere l'agnellino, il corban, l'agnello senza macchia che deve essere sacrificato. Lo riconosce nel momento in cui Giuda lo tradisce. Riconosce il compimento della sua vita lì. Tu lo pur riconosci il compimento della tua vita quando qualcuno ti tradisce, quando qualcuno si mette contro di te, quando qualcuno non ti accetta, quando qualcuno ti esclude, quando qualcuno vuole ucciderti. No, è il contrario. Noi cerchiamo il momento propizio, come Giuda, di vendere l'altro, di tradire l'altro, di tradire la sua vocazione, di tradire la sua umanità, di tradire. Perché? Perché te ne vuoi appropriare, perché lo vuoi gestire, perché lo vuoi telecomandare, perché ti vuoi sfamare dell'altro. E quando ciò non accade, entri in una crisi spaventosa. Non, assolutamente il contrario di Gesù Cristo. Ma perché tu possa tornare alla tua vocazione originaria, che è l'amore. Perché tu possa tornare ad essere l'immagine e la somiglianza del Padre, amore infinito. Perché tu possa tornare nella comunione di amore, nell'intimità vera con il Padre. Cristo deve offrire la sua intimità al tuo tradimento, alla tua malizia, ai miei peccati.
Questo è un mistero impressionante, perché capiamo una cosa, fratelli, perché siamo sempre alla ricerca di come fare la volontà di Dio. I giovani che non hanno ancora chiara la loro strada, ma non soltanto questo, una coppia di fronte all'apertura alla vita, ma di fronte a qualsiasi scelta educativa, nella scelta del marito nei confronti della moglie nei confronti del marito, le persone sole, le persone celibi, nubili, gli anziani, qual è la volontà di Dio? Devo fare questo, non devo fare questo, devo dire questo? No, fratelli, calmi. Oggi la parola ci dice un'altra cosa, che non siamo noi a compiere la volontà di Dio, non siamo noi che dobbiamo sforzarci per capire e compiere la volontà di Dio, no, è la volontà di Dio che compie noi, è la volontà di Dio che ci raggiunge, attirando in sé, attirando in questa volontà di salvezza, la nostra incapacità di compiere la volontà di Dio. La sua volontà è così potente, così piena d'amore, così piena di misericordia, così ardentemente gelosa di ciascuno di noi, che non può sopportare di vederci buttare la nostra vita seguendo la volontà di un altro, del demonio e delle sue menzogne. Per questo si getta corpo morto, proprio si getta un innamorato folle su quella sua incapacità, la assorbe, la attira verso di sé. E quando è questo momento propizio? Quando è questo momento nel quale tutto ciò si compie? Nel quale la volontà di Dio compie te? Guarda, nel momento in cui tu meno te l'aspetti. Quando è che la volontà di Dio compie la tua vita, la tua persona? Quando tu scopri e decidi il momento propizio per consegnare Cristo al massimo del tuo peccato, al massimo del tuo tradimento, al massimo della tua lontananza da Cristo. Questa è la notizia sconvolgente della Pasqua, di questa intimità, di queste nozze folli di un innamorato che è così innamorato che non vede altro che il bene di tuo e mio. Unica condizione perché questo si compie è seguire quel tale, cioè la Chiesa, cioè i pastori, cioè i catechisti, cioè le persone che camminano da un po' più di tempo nella fede, i tuoi genitori forse, anche a volte il tuo ragazzo, la tua ragazza, tuo marito, tua moglie, quando vedi che sta più fermo nella fede, seguire quel tale è la Chiesa, che ti porta alle acque della vita, negli altri Vangeli porta una brocca d'acqua, le acque, no? Ti conduce alle fonti della vita, ti conduce al cenacolo, alla comunità cristiana. Non c'è vita cristiana senza Chiesa, senza comunità, non ci sono nozze, non c'è Pasqua senza cenacolo, non c'è Pasqua senza questa comunità, la comunità dove tu puoi essere te stesso, dove tu puoi capire, puoi comprendere, puoi scoprire di essere un peccatore, di essere un traditore e non ucciderti e non distruggerti, perché il demonio quello fa, prima ti fa tradire e poi dopo ti faccia il tuo tradimento perché tu possa ucciderti, come è successo a Giuda. Giuda esce ed è notte, Giuda si uccide perché è uscito dalla comunione, è uscito dalla comunità, è uscito dalla chiesa, per questo si è ucciso, per questo ha buttato via la sua vita, perché non ha potuto sopportare che Dio lo amasse così com'era, che Gesù Cristo si buttasse sul suo tradimento, assorbisse nel suo corpo, nella sua carne, nella sua croce, senza dire una parola, come un agnellino, il suo tradimento, per trasformare il suo cuore, come ha fatto con Pietro. Per cui tu, cristiano, tu che hai conosciuto questo amore, mentre tu lo tradivi, la volontà di Dio compiva la tua vita, compie la tua vita, compie la tua persona, cioè lo trasforma in Cristo, ti fa tornare alla originale bellezza. Vivere come Cristo, riconoscendo in ogni evento l'occasione propizia per consegnarsi e non per consegnare. Questa è la Pasqua, la morte è consegnare Cristo, vedere in ogni fatto come consegnare il fratello, come ucciderlo. L'uomo che ha vissuto la Pasqua, che è entrato nelle nozze con Cristo, in ogni occasione, in ogni Giuda che si avvicina, sia esso il marito, la moglie, una situazione, una malattia, un fallimento, la solitudine, un insulto, una calunnia, qualsiasi cosa, Giuda, quando vede Giuda, vede l'occasione per consegnarsi, perché Cristo si consegna a noi per consegnarsi in noi, perché vuole salvare questa generazione. E attraverso di te, attraverso la comunità che esce dal cenacolo, che entra nella storia di tutti i giorni, come tanti, tanti, tanti Gesù Cristo, tanti pezzi del suo corpo, tanti frammenti del suo corpo, quello che mangiamo nell'Eucaristia, quello che mangiamo col piatto con Lui, che trasforma quel tradimento in amore, trasforma quel tradimento tuo in amore. Bene, si è trasformato in Cristo, va a prendersi, a cercarsi Giuda per attirarli nello stesso amore che ha salvato Lui, tuo figlio, tua figlia. Questa è la Pasqua che il Signore ci chiama a vivere quest'anno. Perché in questo mercoledì santo, se è vero che ci rattristeremo vedendo che siamo dei traditori, ci rallegreremo come la mattina di Pasqua al vedere morto quell'uomo che non sarebbe dovuto mai nascere, l'uomo vecchio, l'uomo che ha lo spirito di Giuda. Il cuore di Cristo, l'amore di Cristo, la sua vita offerta per noi ha il potere di distruggere, di uccidere quell'uomo come se non fosse mai nato, per farti tornare esattamente come sei stato pensato dal Padre, puro amore, pura consegna, perché anche tu, docile, nelle mani del Padre, che compie in te la sua volontà, che compiendo te compie la salvezza, queste mani del Padre che ti plasmano giorno dopo giorno, che ti fanno un'immagine bella,
stupenda del suo figlio, offerto per la salvezza di questa generazione, di chi ti ha accanto. Vuoi essere madre? Consegnati. Vuoi essere padre? Consegnati, consegnando i miei peccati a Cristo, nella fornace del suo amore. Buongiorno fratelli, grazie Don Antonello, in questo Vangelo meraviglioso, questa parola spezzata in modo eccellente, non c'è nulla da aggiungere, solo meditarla e accoglierla questa parola. È dura, è forte, spero che non sia di scandalo per nessuno, ma sia di salvezza questa riflessione molto profonda di Don Antonello. Vi lascio alla meditazione, oggi è il mercoledì 17 aprile 2019, mercoledì santo. Buona giornata a tutti, da Emilio.